un po' diverse, no? Così che faccia di spingere per politiche di accoglienza e integrazione diverse, e poi nello stesso tempo cade dal basso. È stato contagioso, lo dicevo prima, sì, si sono creati, per esempio, Camini, che è a 2 chilometri da Riace, paese più piccolo, a Camini c'è una situazione, diciamo, di accoglienza e integrazione identica a Riace, praticamente molto più piccola in termini di numeri, gestita da un'unica associazione. Lui, fra l'altro, il presidente di questa associazione, era stato anche lui coinvolto in questo processo, ma poi non è stato condannato. E si sostiene che lui pagasse l'appartamento a Roma in cui vive la figlia di Lucano, che studia a Roma, e quindi che ci fossero, diciamo, dei traffici poco lecci, poco trasparenti fra di loro, mentre la difesa ha dimostrato perché pagava, c'era questa cosa, perché Lucano non sapeva usare il computer, non voleva usare il computer, e quindi chiedeva a lui di spedire i soldi via informatica. Quindi la questione, diciamo, della... adesso ho perso il filo, non so perché si parla. Sì, Camini, c'è anche Stignano, c'è a Gioiosa Ionica uno SPRAR tenuto, insomma, SAI, tenuto da Recosol, a Caulonia un altro. In Calabria ce ne sono tantissimi, ma non c'è da meravigliarsi, perché è una regione dove c'è poco lavoro, quindi l'accoglienza rappresenta una risorsa di lavoro, no? Quindi ci sono, credo che sia la terza regione in Italia, perlomeno a livello degli SPRAR, perché poi io non ho più visto praticamente resoconti, calcoli, insomma, ma quando c'erano ancora gli SPRAR, quindi prima dei decreti Salvini, la Calabria era la terza regione in Italia come iniziative di SPRAR, quindi molti sono nati da, anche ispirandosi a Riace, così come Riace si era ispirata a Badolato, come ha detto prima Fabio, no? Che era la prima esperienza in questo senso. E credo che ce ne siano ormai molti altri negli Appennini, cioè l'idea che i borghi piccoli delle zone interne italiane, che si sono spopolati, eccetera, eccetera, possano rivivere attraverso l'immigrazione, questa idea alcuni altri sindaci l'hanno ripresa, io adesso non saprei nominarli, ma sicuramente, quindi questo c'è stato. Per il resto, secondo me, lavoriamo a testa bassa, ma anche ogni tanto guardiamo in alto, perché la situazione non è buona.